Un vero e proprio scempio firmato dalla coppia Irrati-Liberti, arbitro e assistente. Il primo di Pistoia, il secondo di Pisa. Lo Spezia si impone 3-0 e accede agli ottavi di Coppa, dove affronterà il Milan. Ma in realtà il match dura meno di mezz'ora. Nel breve volgere di 120 secondi, Zuparic prende due cartellini. Ineccepibile il primo, spinta plateale su San Marco. A dir poco severo il secondo, quando alza la gamba in ritardo per contrastare Migliore. Scempio completato al 29esimo, quando Irrati di Pistoia espelle Cutolo, rosso diretto su segnalazione del primo assistente, appunto Liberti di Pisa. In 9 contro 11, vita facile per la squadra di Giovanni Stroppa, non c'è più partita, finisce dunque 3-0. Al termine il Pescara proclama il silenzio stampa, così al telefono il presidente Daniele Sebastiani. Comprensibili i motivi dopo quello che abbiamo visto? Ma sì, in queste situazioni è meglio stare zitti, perché sennò poi si rischia di fare ulteriori danni. Hai chiesto spiegazioni al direttore di gara? Sì, sì, ma lui sulle due ammonizioni a Zuparic le ha ritenute due falli di ammonizione, per me non è così, ma non penso che sia solo per me. E poi sull'espulsione di Cutolo lui non ha visto nulla, è stato il segnalino che ha richiamato l'attenzione dell'arbitro, perché Cutolo avrebbe risposto con un gesto agli insulti della tribuna. Per essere ancora più chiari, Cutolo non ha neanche rivolto epiteti all'assistente di Irrati. Ma nel modo più assoluto. Pazzesco. Tra le altre cose, ripeto, il buon senso evidentemente non esiste in questo mondo, perché sarebbe bastato anche chiamarlo e dirgli la prossima ti butto fuori, visto che ne avevano già buttato fuori uno in maniera assolutamente gratuita. Formazione sperimentale, debutta nel finale anche il 17enne ghanese Selasi, dunque tanti giovani ma soprattutto Sforzini, che rivede il campo dopo 4 mesi di assenza. Marino cambia sistema di gioco e si affida alla 4-2-3-1, davanti a Pigliocelli, Ciausic, Schiavi, Bocchetti e Frascatore. Zuparic, a dire il vero, non proprio a suo agio nel ruolo di mediano, in coppia con Kabashi. Buona invece la prova del centrocampista scuola Juve al debutto dal primo minuto. Sulla tre quarti Cutolo è fornito esterni. A ridosso di Sforzini viene impiegato Mascara con compiti di raccordo tra centrocampo e attacco. Per contro niente turnover, eccezione fatta per Leali, sostituito tra i pali da Valentini. 3-5-2, Madonna è Migliore sulle fasce, Borghese, Lisuzzo e Ceccarelli centrali di difesa, Bovo, San Marco e Seymour in mediana davanti Sansovini al fianco di Ebagua, che dopo 7 minuti, liberato al tiro dal suo compagno di reparto, firma un autentico capolavoro, prodezza balistica, al sinistro, nulla da fare per Mirko Pigliacelli. Un po' timidi in avvio, i biancazzurri provano a reagire prima con Bocchetti, poi con Sforzini. Al 22esimo invece primo giallo per Zuparic, giusto, assurdo invece il secondo dopo neanche un paio di minuti. 24esimo Pescara in 10. Il cammino già in salita si fa letteralmente impervio quando Sforzini protesta per un non chiarissimo mani in area di Bovo, Bocchetti sfiora il palo e il Irrati espelle Cutolo su segnalazione del primo assistente Liberti di Pisa. Superfluo commentare il resto della gara. Biancazzurri inoffensivi ma dignitosi e comunque bravi a mantenere i nervi saldi. Allo scadere della prima frazione Sansovini tutto solo conclude, Pigliacelli respinge Schiavi, lo travolge e il grande ex ne approfitta. Nella ripresa provvidenziale Frascatore in anticipo su Ebagua, Zauri subentrato all'infortunato Ciosic si immola su Orsic, in evidenza Pigliacelli che frustra il tentativo di Madonna, ma nulla può. L'estremo pescarese alla 43esimo su Rivas, messo in movimento dall'errato disimpegno di Mascara, finisce 3-0. Ti giro una considerazione di uno sportivo che ci segue sempre, insomma, soprattutto sulla pagina Facebook di Rete 8 Sport. L'arbitraggio di Irrati di Pistoia dimostra che nel palazzo il Pescara conta meno di niente. Ma questa è una considerazione del tifoso che io rispetto. Se dovessi pensare una cosa del genere dovrei mettere tutto al posto e andarmene via, ma non è così. Per me purtroppo in molti casi noi ne abbiamo subiti parecchi già dall'inizio del campionato, come tante altre squadre, non solo il Pescara. Evidentemente c'è proprio il livello non è proprio così
così alto in questo settore. L'unica cosa che mi viene da dire è che si organizzano incontri, si fanno incontri con gli arbitri, si fanno incontri presso le sedi della società per cercare di collaborare, di fare, di dire, poi nella realtà la collaborazione la cercano solo gli atleti in campo, però va bene così.